Nel video di oggi vi mostrerò come realizzare un trucco dai toni del verde, però che risulti molto portabile per la vita da tutti i giorni, anche per andare a fare la spesa. Vedete che comunque, nonostante il fatto abbia utilizzato un ombretto verde sulla palpebra, non risulta eccessivo, per cui è adatto a tutti. Spero che vi piaccia, un bacione e alla prossima! Partiamo subito andando a correggere le occhiaie, ma prima di correggere le occhiaie vado a mettere proprio una goccia sul contorno occhi di olio viso Due Date di Lime Life by Alcon. Questo è un olio molto particolare perché può essere utilizzato prima del make-up, nella parte alta degli zigomi per fare quasi un effetto luminoso. Io lo utilizzo ad esempio anche sul contorno occhi come sto facendo adesso, proprio perché me lo va a idratare e a distendere. Può essere miscelato al fondotinta e ovviamente può essere utilizzato anche nella skincare routine. Ora utilizzo sempre i correttori di Lime Life nella colorazione 01 e 04, li applico prima con le dita, un po' di qua, e poi questa volta invece vado a sfumarli con la Beauty Blender. Ovviamente andando, questa non è la Beauty Blender, è la spugnetta appunto sempre di Lime Life. Avendo applicato al di sotto l'olio viso Due Date, ovviamente il correttore è molto più idratante, ma non si va poi successivamente a spostare. Ah, che ci sono, vado ad applicare sempre l'olio viso Due Date, dovevo farlo prima, però mi sono dimenticata, nella parte più alta degli zigomi, quindi questo mi farà come una sorta di illuminante, proprio in questa parte qui. Vedrete che poi con l'applicazione al di sopra del fondotinta, vedrete questa zona luminosa. Come fondotinta utilizzo il Transform Mist di Astra, questa è nella colorazione più chiara 01, infatti l'ho scurito leggermente. E dato che comunque è un po' secchino sulla pelle, non in modo esagerato, questa darà una maggiore luminosità al fondotinta, lo renderà ancora più idratante e confortevole. Vado ad applicarlo questa volta con la Beauty Blender e da molto tempo che non utilizzo la Beauty Blender per applicare il fondotinta. Non è la Beauty Blender, continuo a dire Beauty Blender, questa è la spugnetta appunto di Lime Life, che non ha all'interno del lattice, cosa molto importante per chi è allergico al lattice. Vedete che ha lasciato al di sotto questa luminosità super super naturale. Io quest'olio lo amo davvero. E anche Danessa Myricks, non so se lo sapete, ma Danessa Myricks è l'art director di Lime Life by Alcon. Ha disegnato per loro diversi prodotti come palette, c'è proprio una linea dedicata a tutta lei, che ha creato lei. Ci sono le palette occhi, ci sono molti rossetti liquidi con tonalità sul marroncino che possono essere utilizzati ad esempio sia sul viso per fare bronzing o contouring, sugli occhi come ombretti liquidi. Dato che questo può essere utilizzato anche come correttore, lo porto leggermente anche qui, così non andiamo a utilizzare un ulteriore correttore luminoso. Lo porto un pochino anche sulla palpebra. Mi farà da base. Io avevo già fatto le sopracciglia, non ve l'ho detto, però vabbè. Sto utilizzando molto un gel per capelli e poi vado a ridisegnare i peletti con una matita. Adesso sto utilizzando le Geisha Brows di Astra. Mi piace tantissimo la base, nonostante il fatto che io comunque abbia dei brufoletti freschi, per cui non preferisco coprirli totalmente, preferisco che comunque si intravedano, però mi piace un sacco questa base perché comunque ho la pelle levigata, l'incarnato omogeneo, però vedete che in questa zona qui c'è la luminosità. Ovviamente qua adesso vado a incipriare, però mi piace molto. Sul contorno occhi vado come sempre a fissare con la cipria traslucida di Lime Life. Questa volta vado a prenderla con la spugnetta, prendo la parte diciamo pulita e vado a fissare. Ne prendo poca, non prendetene tanta quando fate questo lavoro perché
Non ha senso, a mio avviso, perché vi va inevitabilmente a segnare, ma se ne prendete proprio pochina, pochina, pochina e poi l'andate a tamponare, riuscite a fissare molto bene la zona e ad andarla a distribuire molto bene. Ovviamente io l'ho già ripetuto anche negli altri video, fatelo con quello che avete a casa, testate, trovate quello che avete a casa. Poi, come sempre, se volete informazioni sui vari prodotti appunto di Limelife, mi scrivete e vi do tutte le informazioni del caso. Sul resto del viso applico la Pro, non la giro perché sennò mi cade tutta addosso, la Pro Filter di Fenty Beauty. Anche questa la applichiamo con la Beauty Blender. Allora, io sul lavoro non le utilizzo perché ovviamente queste si possono pulire ma non igienizzare a differenza dei pennelli, per cui bisognerebbe prendere e acquistare quelle usa e getta, però siccome a mio avviso, siccome è uno spreco, perché già comunque gli scovolini eccetera, per quanto poco possano costare, comunque è sempre una spesa in più, preferisco utilizzare i pennelli in modo da poterli pulire bene e poi andarli a riutilizzare. Su di me era, ripeto, da tanto tanto tempo che non utilizzavo la Beauty Blender. Sul resto del viso l'applico solo in questa zona qui. Però siccome ho tante spugnette mi dispiaceva tenerle lì. Allora le ho tirate fuori, messe in bagno in modo tale che poi man mano ne ho tante, le prendo e poi le lavo, così sfrutto anche queste. Però devo dire che è sempre un piacere applicare i prodotti con la spugnetta perché è molto più semplice e veloce. Ok, adesso vado con il bronzer di Caraja. Questo è il numero 0, no, il numero 30. Questo me l'avevano inviato anni fa. È molto bello, ha una tonalità calda, però all'interno ha anche questa parte qua che ha, diciamo, una parte luminosa. Lo miscelo, nel senso che comunque come illuminante non mi fa impazzire, ma andandolo a miscelare con appunto il bronzer mi piace come effetto. Come sempre scaldo il mio impernato, sono leggermente abbronzata, anche se non si direbbe. Ora, prima di andare ad applicare l'illuminante, dato che voglio un po' togliere l'effetto polveroso della cipria, però non voglio un fissante, uno spray fissante, ma voglio andare a reidratare la mia pelle, vado col Fix Plus di MAC, questa è la versione classica, e poi applico l'illuminante perché il viso risulterà un po' appiccicaticcio e mi darà una maggiore aderenza dell'illuminante. Come illuminante prendo questa vecchia palette di Mulac, guardate quanto è usata, li miscelo tutti perché mi piacciono molto, sono molto strong, non sono illuminanti diciamo delicati e vado qui. Ora utilizzo il blush sempre di Caraja, questa è una colorazione numero 18, qualcosa di stupendo. Ok, adesso possiamo passare agli occhi. Qua c'è il cane, no? Non lo vedete? Parto come sempre con un po' di infracigliare. Utilizzo questa matita marrone di Limelife by Alcon. Come vi dicevo, provate con quello che avete a casa. Deve in generale essere una matita scrivente, non troppo dura, scorrevole e bella scura. Questo è un bel marrone scuro e la cosa fondamentale è che poi non si vada a stampare al di sotto. Questa non si asciuga super rapidamente, ma avete il tempo di lavorarla e di lasciarla asciugare. Io la trovo ottima da utilizzare sia per rinfracigliare che come eyeliner che come matita sfumata. Mi piace davvero molto. Faccio piccoli tratteggi. Ora applico una base in crema, vado ad utilizzare questo duo di Kiko, comunque una base in crema sul verde, utilizzo la parte più chiara, vado con un pennello abbastanza ampio in modo da andare ad applicare uno strato sottile, perché questo vi aiuterà
a far segnare il meno possibile la palpebra e a non appesantirla troppo. Ora prendo la Venus XL2 e vado ad applicare questo ombretto qui, che non ha una base colore, non so se riuscite a vederlo perché specchia tutto, riflette. Non ha una base in realtà colore, ma ha dei riflessi verdi super super carini. Vi faccio vedere qua. No, non si vede niente, comunque lo applico direttamente sull'occhio con le dita. Non ne prendo tantissimo perché più ne prendo, cioè più ne vado a prelevare tanto, più vado a creare strato nell'occhio. Anche nell'occhio i prodotti si vanno a accumulare, quindi più ombretti mettete, più la zona si inspessisce. Per cui andateci sempre cauti. Quello che faccio io è andare a scaricare col dito, se lo applico col dito, col pennello, se lo vado a utilizzare il pennello, un po' di prodotto sul dorso della mano e poi picchietto. Guardate che bei riflessi. Sempre con il dito vado a prelevare un ombretto un po' più luminoso e prendo Crown, lo prelevo col mignolino perché anche questo ha una sorta di mini glitter e vado proprio qui ad illuminare. Poi magari mi aiuto col pennello, però al momento lo applico con le dita. Porto anche un po' più di qua. Voi ovviamente potete anche applicarlo solo nell'angolo interno. Io vado a schiarire sempre leggermente questa parte proprio perché per la mia tipologia di occhio, che è un occhio incavato, ho bisogno di portare fuori. Per cui per me è fondamentale andare a schiarire sempre anche questa parte. Ora, come sempre, prima di creare le sfumature, un pochino di cipria nella parte più alta. Questo mi aiuterà a non creare delle chiazze e a far sì che gli ombretti al di sotto si sfumino molto bene, senza problemi. Ora prendo un marrone intermedio freddo, vado ad utilizzare il numero 40, sì, 40 di Limelight by Alcon perché non c'è un marrone intermedio in questa palette freddo, voglio proprio andare a creare la mia ombra Sfumo proprio qua. Ora riprendo un po' del bronzer che avevo utilizzato prima e vado proprio qua nella parte più alta per scaldare un po'. Quindi ho creato prima la mia ombra. Adesso vado a scaldare leggermente e ora vado ad intensificare la parte più esterna e utilizzo questo marrone borgogna, insomma questo marrone un po' più scuro. Prendo un pennello piccolino piccolino, questo è di Nala, Vado. proprio qua. Questo lavoro, come sempre, cerco di farlo ad occhio aperto, in modo da poter allungare, è una sorta di riga di eyeliner sfumata. Io poi non lascio così netta, ma vado a comunque sfumarla. Se non volete fare questo, potete fare la classica V esterna, quindi magari prendere un pennello un po' più piccolino e fare la V e ad occhio aperto capirete in che zona, dovete andare appunto a correggere o allungare, insomma, in base alla vostra tipologia di Con il occhio. pennello Vado a ripulire se serve leggermente questa zona, o potete farlo anche con un cotton fioc. Questo era un pennello con cui avevo applicato il correttore ieri, quindi è sporco, devo pulire i pennelli. Direi che possiamo piegare le ciglia e applicare il mascara, lo faccio off camera, tanto non c'è nulla da vedere. Ora contorno le labbra con la mia amata Dark Nude di Limelight by Alcon. Con la punta la sfumo un po' verso l'interno.
E come gloss vado ad applicare Wish di Lenlife, che è questo gloss molto molto carino, hanno dietro anche gli specchietti, hanno qua tutti i diamantini, sono molto belli. È una tonalità rosata, però sulle labbra non risulta così rosa e sta molto bene con questa matita. Adesso vi faccio vedere l'effetto. Comunque anche solo andando ad applicare la matita il risultato è davvero molto bello. Questo è il risultato finale. Fatemi magari sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se magari proverete a ricrearlo. Vi ringrazio ancora e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!